While the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene. Allora, con la moda, passiamo dalle scarpe che sono di Prada, alla borsa che è di Fendi, al vestito che è un Missoni vintage, era di mia mamma, è un Missoni di 30 anni fa, alla giacchetta? Giacchette a Mina Rubinacci, che è un runner up allieva di Brunello Cucinelli, che ormai si trova dovunque nel mondo, e sono molto contenta di averla indossata, perché è molto carina. Assolutamente, soprattutto di Fly the Italian Flag, come direbbero in Inghilterra o in Canada o in America. Sicuramente sulla moda, la moda sul red carpet di Toronto è stata tutta italiana. Gli attori possono essere americani, inglesi, canadesi, ma la moda è stata assolutamente italiana. Abbiamo avuto ovviamente da più grandi nomi come Gucci o D-Squared, che è sicuramente un brand internazionale. I nostri due gemelli D-Squared sono canadesi, hanno fatto il rapping DJ a Montreal House, una delle house party più grandi durante il Festival di Toronto, ma i nostri due D-Squared sono di base a Milano e hanno una mamma italiana, e quindi forse D-Squared è anche un pochino italiano come moda. Grande flag sul tappeto rosso di Toronto, assolutamente. E allora, il tuo film preferito? Il mio film preferito? Quello che hai visto, che ti... Beh, il mio film preferito, devo dire che è anche quello che ha vinto il People's Choice Award, il premio del pubblico, che notoriamente è un premio che poi porta i film all'Oscar, è Room. È un film basato su un romanzo canadese, di una scrittrice canadese di origine irlandese. È una coproduzione fra Inghilterra, Canada e Stati Uniti. Lo vedrete su tutti gli schermi e su tutti i red carpets. Room. Grazie Giulia Filippelli, ci vediamo a Cannes. Assolutamente.